Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi siamo qui tornati per fare il video riguardante il post partita del derby della Lanterna. Ragazzi, anche qua la Sampdoria si dimostra una squadra d'Europa League, che dire, una prestazione non proprio eccellente come le altre partite come abbiamo visto contro il Milan, però una partita che ha fatto la sua, cioè che ha pensato che è un derby, non è che una partita facile, se no a quest'ora avrebbe o pareggiato o perso. Ragazzi, ovviamente va subito in vantaggio con il gol di Gasto Ramirez al 24esimo con assist di Duvan Zapata, e segna perché è stato bravissimo qua Gasto Ramirez a superare soprattutto un difensore del Genoa. Qua, anche qua la difesa del Genoa è vacillante ragazzi, perché non si può far subire un gol che è partito praticamente quasi da centrocampo Gasto Ramirez, cioè non proprio perché Duvan Zapata l'ha passata e Gasto Ramirez ha fatto il gol, però comunque è stato bravo Gasto Ramirez a fare una specie di pallonetto corto a Perin, che è caduto praticamente per terra e non ce l'ha fatta. Però ragazzi, partiamo subito a dire del Genoa. Anche qua ragazzi, mi sa che questa è l'ultima partita di Vajuric. Cioè, non... mi dispiace perché è pure bella come squadra il Genoa, ha tanta storia dietro, soprattutto è l'antica d'Italia, la squadra più antica d'Italia. E mi dispiace sinceramente vedere una squadra che è in Serie B che ha tanta storia dietro. E ragazzi, che dire... non mi è piaciuto tanto la Padula per quanto riguarda il Genoa, è stato ammonito anche al 27esimo, ha avuto a inizio partita prima il ballottaggio tra appunto la Padula con Galabinov, e Galabinov sinceramente l'avrei fatto entrare nel corso della partita, cioè perché non è stato molto bravo alla fine la Padula, cioè a parer mio, e poi avrei fatto pure entrare Galabinov. Per quanto riguarda ragazzi sempre il Genoa, qua il presidente, io dico no, se non c'è sta un presidente dietro che ti sta dietro a guardare le partite, perché Ferrero va a guardare le partite, cioè avete visto Ferrero quando sta sempre allo stadio, esulta, lo so che fa un po' il buffo, però almeno ci va allo stadio, gli frega della squadra, va sotto la curva quando vince, e ragazzi purtroppo quello del Genoa non c'è, perché a Preziosi interessa solo quando il Genoa vince, tu invece devi tifare anche per quando la squadra perde. Ho capito che ci sta un po' una mare in bocca, ok, e va bene quando continua a perdere sempre. A sto punto esoneri l'allenatore e ne trovi uno bravo. Non che mi vai a trovare Mandorlini, che era addetto Mandorlini, ex allenatore dell'Hellas Verona. Va a dire, no, però io non volevo andare a Genoa perché a me piaceva più la Sampdoria. Cioè, ragazzi, solo per questo l'avrei cacciato a calci in culo. Cioè, per dire, raga, scusate il termine, ma l'avrei proprio cacciato. Cioè, io voglio sapere la vostra su questo che ha detto Mandorlini e soprattutto l'indecenza di Preziosi. Dai, cambiate sto presidente, che poi i tifosi del Genoa si sono pure arrabbiati. Sono andati quasi sotto casa sua, non mi ricordo, a lanciargli non so cosa, vergogna. Ed è, cioè, questo non si fa, però, cioè, devi fare qualcosa per il tuo Genoa, perché sta andando allo sbando. Cioè, ragazzi, io rimango sconvolto. Intanto la Genoa ha passato 2-0, la Sampdoria è passata 2-0. Cioè, vi rendete conto, ragazzi? Per carità, complimenti alla Sampdoria, è una squadra che stimo moltissimo. Infatti, mi sta la più simpatica di Genova. Segna, appunto, Quagliarello. Ho detto che non ha giocato una buona partita. Ovviamente, lui deve mettere sempre il tapin vincente. 84esimo, gol di Fabio Quagliarella con assist di Zapata. Però, ragazzi, vedete, questa è una cosa che mi dà fastidio, che i presidenti non gli interessa delle squadre. È veramente una cosa che mi sta qua. Ragazzi, non so che dire, quasi o meglio Juric se ne andrà, Marco Giampaolo anche qua torna, che comunque i derby non è avuto molta bella storia, perché alla fine ha fatto 4 vittorie, sì, ha fatto 4 vittorie con questa, ovviamente specificando questa, 4 vittorie, un pareggio e 4 sconfitte, non ha avuto una bella storia, però vediamo se riesce a superare le vittorie riguardante contro le sconfitte. Ragazzi, voglio sapere la vostra di questo derby. Fatemi, secondo me Juric se ne andrà. Marco Giampaolo conferma questa Sampdoria veramente da record. Sta sesta in classifica con 24 punti. La Fiorentina sta a 16. E sinceramente la Fiorentina non credo che domani possa vincere, ma ovviamente è un pensiero mio. Fatemi sapere ovviamente voi in un commento cosa ne pensate qui sotto in descrizione. Noi ci becchiamo ad un prossimo video. Un bacione, ciao.